Solo 127 persone da evacuare, ma ben 4 bombe da disinnescare. Consiste in questo l'eccezionalità dell'operazione di Casalecchio di Reno, affidata al reggimento Eugenio Ferrovieri di Castelmaggiore. Grazie alle strutture di contenimento ideate di recente dall'esercito in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, il raggio di sgombero è stato ridotto da 1500 a 500 metri. Questa è la prima volta che interveniamo su quattro ordigni, su quattro bombe d'aereo in contemporanea. Noi abbiamo realizzato queste strutture atte a mitigare gli effetti di un'eventuale esplosione accidentale. I residuati della seconda guerra sono 3 bombe americane da 250 libre e una da 100. Una volta effettuato il despolettamento a distanza con una chiave a razzo, entra in campo un robottino per verificare se gli ordigni siano del tutto inoffensivi e possano essere rimossi dagli artificieri e trasportati nella cava di Pianoro, dove saranno fatti brillare. La chiusura del vicinissimo tratto della A1 tra Casalecchio e Sasso Marconi, dalle 8 di mattina a mezzanotte, costituisce il disagio maggiore con la domenica fuori casa per 127 residenti nella zona dei ritrovamenti, il cantiere della nuova Porrettana. A dirigere le operazioni la prefettura di Bologna, in una prova generale dell'evacuazione nei prossimi mesi di circa 6.000 persone per un'altra bomba affiorata da un cantiere in via Garibaldi. È una prova importante nel merito perché è un'operazione complessa, ma anche una prova per quello che sarà il futuro sminamento di una bomba in un centro abitato molto densamente popolato.